Ciao a tutti amici Gamer Skid, qui Shinigami e Jill. E vi portiamo, come sempre, adesso mi sto rompendo a dirlo, un nuovo episodio di Dark Souls. Nello scorso episodio abbiamo tenuto la spada leggera del drago. Abbiamo constatato che lo scudo di cui pensavamo fosse un buon drop in realtà non lo era così tanto, insomma. E abbiamo sconfitto un uomo portone e abbiamo incontrato i due personaggi, Andre di Astora, ovvero il fabbro, e Sigmayr di Katarina, che saranno due personaggi che vedremo comunque mano a mano che andremo avanti col gioco. Esatto. E a cui vi dovrete affezionare, tra l'altro. Forza, avere i fils potenti, soprattutto con Katarina. E qui, questa parte. Porca Eva, mi ero dimenticato completamente di questo. No. Ah, comunque, quello mi sa che è venuto fuori quando ti sei affacciato per vedere se c'erano segni. Madonna, mi ha inseguito per così tanto. Ci è rimasto male che l'hai ignorato. Va bene. Allora, qui dovete fare attenzione, molta attenzione, perché c'è un evocatore. Merda. Che culo. L'ho fatto fuori subito. Farlo fuori praticamente non respawna più, innanzitutto. Esatto. Se non sbaglio. Ed è importante perché tutti sti piccolini non verranno fuori di continuo. Vedi, purtroppo la spada leggera del drago. Porco il demonio maledetto. Ok, ho usato una manità. Torniamo umani. Ok. Ah, l'unico beneficio per cioè, l'unico beneficio nel tornare umani in Dark Souls è il fatto che mi sembra che la statistica fortuna aumenta. Cioè, mi la sembra statistica di sì. Nascosta del drop rate aumenta. E non ce ne dovrebbero essere altri, teoricamente. Mi sembra di no. Ah, qua c'è qualche oggettino, se non sbaglio. Sì, mi sembra che ce n'è qualcuno qua dentro. Attento che c'è qualche nemico, forse. No. Ok. Qua c'è anche un personaggio da liberare. E qua abbiamo un altro personaggio da liberare. Il problema è che c'è quello. Me lo portiamo qua che almeno è aperto. Ok. È difficile parlare e combattere contemporaneamente. Non so come facciano certi youtuber. Comunque qua vedete che, cioè, sembra una zona vuota. Cioè, a parte qua in fondo che c'è un oggetto. Mi sembra anche buono. Non mi ricordo. Però spaccate il baul, il barile e direi che è buono. Sì, all'inizio sì, perché farete fatica ad averne tante. Comunque, colpite questa porta, si spaccherà in mille pezzi. E qua abbiamo. Si chiede aiuto questo strano individuo. Boh, abbiamo capito cosa serve la chiave misteriosa che abbiamo trovato prima. Esatto. E parliamogli. Ok. Questo personaggio adesso si sposterà al santuario. Ok, se non sbaglio qua sotto, no? Il nostro amico. Chissà come mai si mette qua sotto. Parliamogli. Un medaglione del sole. Not enough. Niente, questo personaggio non ci darà altre ricompense. Comunque, un medaglione del sole serve per progredire di patto nel patto, appunto, dei guerrieri del sole. Che indovinate un po' chi potrà mai essere. Ma prima di fare cose, saliamo di livello, perché perdo 3762 anime, logorante dentro. Ok. Io sono un coglione. Io vorrei portare comunque un livello solo, possiamo fare. E direi farlo in stamina, perché mi dà fastidio non avere il poca stamina per un guerriero inizialmente.
E soprattutto vorrei un roll un pochino meno legnoso. Anche se Dark Souls 1 è un po' tutto legnoso come gioco, insomma, però. Sì. Ok, andiamo avanti. Mi sembra che dietro non ci arrivi nessuno. Cosa molto più importante. E qui ci prepariamo alla boss fight. Però, come potete vedere, si è aggiunto un altro segno. Che è quello di Lothric. Cos'è Ben? Evochiamolo. Che vuol dire Ben? Perché per un momento è stato anche lo zio di Peter Parker. Non faceva ridere. Comunque potremmo evocarli entrambi. Se si toglie, ok. Lui è il migliore, però. Per la battaglia, appunto. Dov'è Lothric? Eccolo qua, sta arrivando. aspetta, Lothric. Eccolo qua. Questo sì, ecco. Che è un'entrata. Si chiama Jolly Cooperation. Esatto. Però Lothric sei di troppo. Comunque, beviamo. Glu glu glu. Essere full vita. E entriamo. Buona fortuna. No, siamo su un tetto. Cioè, la location dice tutto, no? Ma avrete sicuramente già visto chi c'è qua. Si muove. Eccolo qua. Se non sbaglio loro. Sì. Loro. Lui. Beh. Loro in futuro. In un futuro prossimo. Sì, gli si può staccare la coda. Ma oui. Vedi che è un po' troppo luminoso il. Lo so. Fate attenzione che una delle maggiori cause di morte di questa boss fight sono il cadere dai tetti. Come potete vedere si è aggiunto un altro. Che è sputafiamme. Dai, staccagli la coda! No. Beh, uno è andato. E l'altro è senza coda, però. Se si toglie Lothric, grazie. Questa boss fight è molto molto semplice, soprattutto se evocate loro due insieme. Ma già solo anche con Soleil rimane abbastanza semplice, perché appunto Soleil fa danni da fulmine e loro sono deboli al fulmine. E guardate la quantità di anime che ci dà. 10.000 anime. Per dire che in Dark Souls 3 il primo boss vi dà 2.000 anime, mi sembra. Se non sbaglio. Ma comunque. Ok, e qui andiamo a percorrere il primo step del di quello che dovevamo fare. Ricordate, no? Ce l'aveva detto Crestfallen. Suonate la campana, quella che sta sopra e una che sta sotto. Alla città infame. Esatto. La prima fase del nostro viaggio è compiuta. Esatto. E ricordo che nel periodo d'oro, quando giocavano tutti a Dark quando giocavano tutti a Dark Souls, quando suonavano le campane si sentivano proprio anche nel gioco che qualcuno suonava la campana. Esatto, nel vostro mondo. Sì, esatto. E tu mentre lottavi contro il gargoyle dicevi: oh, qualcuno ha suonato la campana. Ora, non fate l'errore di usare un osso del ritorno. Esatto. Perché stiamo per incontrare un nuovo personaggio, che è molto importante, soprattutto se fate cavolate, chiamiamole così, durante il gioco. Ovvero, che mi sono spaventata a morte la prima volta. Ma che cavolo è questo? Greetings. I am Oswald of Kareem. Lavato free. Come is not to confess. Allora, prendiamo il gesto, che ovviamente è cosa vuoi che sia, e vediamo cosa vende. Vende una pietra purificante, che è molto utile più avanti. Esatto. Poi c'è, vende le accuse, che servono quando verrete invasi e verrete sconfitti, appunto potete accusare
l'invasore e non mi ricordo cosa succede perché è passato un po' di tempo, quindi... Che praticamente ci sono come nel 3 i patti di quelli che invadono, chi ha commesso peccati. E se vuoi accusato, ovviamente quello sarà accusato del peccato e sarà invaso a tenaglia da coloro che fanno parte di quel patto che punisce i peccatori. Ah, perfetto. Poi qua abbiamo un miracolo che chiede, che costa una marea e mezzo per noi. E si chiama giustizia vendicativa. Poi vede il talismano di Velka che scala a... In fede. In fede. No, non è fede quella. No, appunto, quella non è intelligenza. Sì, mi sembra di sì. Adesso vediamo. E tre anelli, l'anello del sanguinamento, l'anello del sacrificio e l'anello del veleno. Che per adesso non prendiamo nessuna dei tre. Comunque, sappiate che questo personaggio qua è molto utile. Sì, perché praticamente quando entrerete a far parte di un patto e poi decidete così di passare da un patto all'altro, accumulerete peccati. Quindi la cosa migliore da fare sarebbe venire qua, abbandonare il patto e poi entrare a far parte del patto, insomma, che volevate. Esatto, così non... E così non accumulate peccati, perché assolverli costa davvero tanto. Ma tanto. E se non li assolvete verrete invasi parecchio. Sì, per lo stesso motivo che ho spiegato prima, comunque. Ora possiamo usare il nostro del ritorno. Sì, perché non c'è altro da fare qua. Andiamo a spendere queste anime. Avanziamo di livello perché abbiamo parecchie anime adesso. Ok, confermiamo. E passiamo al passaggio successivo. Qua sotto, vi ricordate che prima vi ho detto di non andare? Vi faccio vedere. Ecco. Lui... Chiamasi demone della titanite. Doveva fare così, non l'ha fatto, non so perché. Comunque, a parte i fail, proviamoci, ma... Ho un po' paura, eh. Capiamo, va. Proseguiamo per qua. Verremo dopo a farli fuori, non preoccupare. Allora, qui entriamo in una nuova zona. State attenti perché vedete quel coso che sta arrivando contro di me. È un ent. E questo no, scherzo. Più o meno. Sì. È un alberello. Comunque vuole sempre tre colpi, eh. È un bel alberello che in questa zona, come potete vedere, si mimetizza abbastanza tanto bene. Ah, di qua si va in un'altra zona che è assolutamente... Quello veramente è... Il male. Over, cioè non andate più che veramente perdita di tempo. Aia, mi hai fatto male. Per il momento sì. E comunque si ricollega poi quella zona a una zona in cui siamo già stati. E che abbiamo detto anche di non andarci. Esatto. È la torre del primo boss. Non so se vi ricordate che Shinigami aveva aperto... la porta. Esatto. Non andateci. Per amor di Dio, non andateci. Qua, attenti che guardate che stanno nascosti in giù. Sì, ma se lo prende. Mi ha fatto la presa. Che è leggermente infinita sta presa, perché... Ok, allora. Dovremmo essere arrivati? Mi sembra di sì. Sì. Allora, qua ci sono due cosette da dire. Arrivati a questo punto... C'è questa cosa che brilla tantissimo, che però non potete prendere, non potete aprire, perché è chiusa appunto, come dice, da qualche marchingegno. Il marchingegno, che cavolo, ah, che spavento, pensavo di essere diventato favoloso. E il marchingegno sarebbe una chiave, un cimiero, che vende... Andre di Astora. Il problema è che chiede 20.000 anime. Esatto. Quindi diciamo che per il momento è anche un indizio a dire non fatelo per il momento, perché esatto, è un po' troppo per voi. E poi troviamo il primo muro invisibile del gioco, ovvero qua. Questo è il primo. Mi sembra di sì, dovrebbe essere il primo. Cioè, se si fa sta strada. Accendiamo il falò. Che è molto utile, così evitiamo ogni volta di dover riaffrontare, esatto, gli alberi. E
E niente, per questo episodio è tutto, direi. Vediamo prossimo di esplorare meglio il giardino e andare a vedere un altro boss. Esatto, di fatto. E un altro NPC da evocare. Sì, molto carina. Esatto. E utile. Quindi, per questo episodio è tutto. Alla prossima. Ciao a tutti.